Nella splendida cornice dell'anfiteatro morenico di Ivrea, il Parco Naturale del Lago di Candia è la prima area protetta a gestione provinciale istituita in Italia nella primavera del 1995. Gestito dalla città metropolitana di Torino, è tutelato anche a livello europeo, poiché costituisce uno dei tasselli di Rete Natura 2000, la rete ecologica che l'Unione Europea ha istituito fin dal 1992 per proteggere la biodiversità del nostro continente. I 335 ettari di area protetta in territorio canavesano sono contraddistinti da una spiccata varietà ambientale. Intorno al lago di Candia si estendono canneti, boschi umidi, specchi d'acqua, canali e circa 40 ettari di palude, un ricco mosaico di ambienti naturali legati alla presenza dell'acqua che in molte altre parti d'Italia ed Europa sono stati spesso gravemente compromessi per lasciare posto a campi coltivati e aree urbanizzate. Anche per questo motivo, il parco rappresenta un importante nodo della rete ecologica e include habitat rari e numerose specie protette. Molte di queste appartengono alla classe degli uccelli. Nel parco se ne segnalano oltre 200 specie, stanziali o migratorie, un numero davvero sorprendente se si considera la ridotta superficie occupata. Ecco perché l'area protetta è identificata anche come zona di protezione speciale, un'area riconosciuta dall'Unione Europea per la conservazione di tutte le specie di uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico. Proteggere gli uccelli non è facile, dal momento che molte specie viaggiano da un continente all'altro. Comprendere il fenomeno delle migrazioni è certamente il primo passo per elaborare strategie di conservazione, scegliere azioni concrete da mettere in atto e individuare i siti da preservare con più urgenza. Il parco si impegna in questa direzione portando avanti la ricerca scientifica attraverso le sessioni di inanellamento, che hanno luogo periodicamente presso il centro visite. L'attività di studio è affidata al GIPSO, il gruppo piemontese Studi Ornitologici, che dal 2012 si avvale dell'ornitologo Giovanni Rege e di alcuni collaboratori. Ma che cos'è l'inanellamento? È un metodo di monitoraggio che lo zoologo danese Hans Christian Mortensen ideò alla fine del 1800 e che in sintesi prevede la cattura degli uccelli, l'applicazione a una zampa di un anello di riconoscimento, la registrazione di alcuni parametri biologici e l'immediato rilascio in natura. Ciò consente di individuare le specie che abitano una certa zona, studiarne le popolazioni e ricostruirne gli spostamenti sulla breve e sulla lunga distanza. L'attività scientifica autorizzata dalla città metropolitana di Torino è condotta da personale altamente qualificato e abilitato alla pratica e si inquadra nell'ambito del progetto italiano Monitoring, coordinato da ISPRA, l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale. Gli uccelli sono catturati con l'utilizzo di mist nets, reti di nylon sottilissime dotate di maglie di soli 16 mm e per questo pressoché invisibili. Le reti sono montate prima del sorgere del sole sia nel bosco sia in palude, così da raccogliere informazioni su specie adattate ad ambienti differenti. A Candia si tendono nel complesso 18 reti, ciascuna delle quali è alta più di 2 metri e lunga 12, per un totale di 216 metri di lunghezza e circa 520 metri quadrati di superficie. Nelle 6 ore successive all'alba, gli studiosi pattugliano i siti di cattura ogni 60 minuti, verificando la presenza di uccelli rimasti intrappolati. Tutti gli esemplari catturati vengono rapidamente e delicatamente rimossi dalle reti, inseriti in appositi sacchetti di stoffa che consentono di ridurre al minimo lo stress dell'animale e trasportati al centro visite del parco. Qui si identifica la specie e si applica un anello di riconoscimento ad una zampa. Si stabilisce il sesso, l'età dell'animale, si valuta il suo stato di salute e si misura la lunghezza del tarso, dell'ala e della terza penna remigante. Ulteriore dato importante è infine il peso dell'animale. Le operazioni sono velocissime e durano solo pochi minuti per poter liberare l'esemplare il prima possibile, restituendolo alla natura. Gli anelli collocati attorno alla zampa hanno dimensioni diverse a seconda della specie a cui sono destinati. Sopra ciascun anello è inciso in maniera indelebile un codice univoco costituito da lettere e numeri. Nel caso in cui un uccello inanellato venga ricatturato nella stessa stazione di studio o altrove, il suo codice consentirà di riconoscerlo con certezza e di risalire a luogo e data di inanellamento.
In ogni caso si tratta di dispositivi studiati apposta per non interferire con le esigenze degli animali, non appesantirli durante il volo e non rappresentare un ostacolo ai movimenti. Nel parco naturale del lago di Candia, le attività di inanellamento hanno permesso in circa 20 anni la cattura di oltre 30.000 esemplari di 80 specie diverse, alcune delle quali rare o a rischio di estinzione. Più di 150 uccelli inanellati a Candia sono stati segnalati all'estero, ad esempio in Spagna, Ungheria, Polonia, Svezia, Lituania e addirittura in Nigeria. Viceversa, a Candia vengono regolarmente ricatturati uccelli inanellati in altri paesi. La raccolta continua di dati scientifici consente di studiare come variano le popolazioni nel tempo, elemento cruciale per una corretta salvaguardia dell'avifauna e in generale della biodiversità.